Il Bhagavad Gita è un testo sacro dell'induismo. Al verso 32 si trova una frase ormai diventata famosa fin dal 1945. Sono diventato morte, il distruttore di mondi. Secondo la leggenda, Robert Oppenheimer citò questo passo subito dopo il Trinity Test, cosa ovviamente mai verificata. Ciò che è certo è che pronunciò questa frase nel 1965 all'interno di un documentario che ricordava i fatti avvenuti 20 anni prima. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Se la citazione e il discorso in cui è inserita rappresentano in qualche modo il dramma interiore di Oppenheimer, la scelta di quella citazione però è anche indice di una profonda consapevolezza sulle proprie responsabilità, cosa ben chiara in un passaggio presente in un articolo scritto dallo stesso fisico per Newsweek quello stesso anno. A dirla tutta, senza ricorrere alla volgarità né scadere nella risata o cedere all'esagerazione, i fisici hanno scoperto il peccato e nulla potrà mai riportarli alla beata ignoranza di prima. Benvenuti a Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. E, come avrete intuito, questo nuovo episodio è dedicato a Robert Oppenheimer, più noto come il padre della bomba atomica, e di cui in questo periodo si parla parecchio grazie al film appena uscito nelle sale di Christopher Nolan. Robert Oppenheimer è nato il 22 aprile del 1904, famoso, come detto, soprattutto per essere stato il direttore scientifico del progetto Manhattan nel programma di ricerca e sviluppo militare che portò alla costruzione delle prime bombe atomiche. Nato da una famiglia di immigrati ebrei, non ha mai mostrato un'eccelsa competenza aritmetica, come ebbe a dire uno dei suoi studenti, Hartland Snyder. La sua fisica era buona, ma la sua aritmetica terribile. Probabilmente questo era uno dei motivi per cui i suoi articoli erano considerati piuttosto difficili da comprendere. I suoi interessi, però, si erano mostrati sin dall'inizio piuttosto vasti. Infatti, mentre studiava fisica ad Harvard, si rivelò uno studente eccellente in diverse materie come greco, latino, chimica e, ovviamente, fisica. Pubblicò anche diverse poesie e studiò la filosofia orientale. Fu probabilmente in questo periodo che si interessò al Bhagavad Gita. Nel 1925, dopo la laurea, andò in Inghilterra, a Cambridge, presso il Cavendish Laboratory, all'epoca diretto da Ernest Rutherford. Fu in questa occasione che iniziò ad approfondire le ricerche atomiche. Successivamente Max Born lo invitò presso l'Università di Göttingen, o Göttingen per dirla in italiana, dove ebbe modo di conoscere fisici del calibro di Niels Bohr e Paul Dirac. In particolare due dei suoi primi articoli si concentrarono proprio intorno alla famosa equazione di Dirac. Oppenheimer infatti aveva ottenuto il dottorato in Europa nel 1927 e appena 3 anni dopo, nel 1930, pubblicò un articolo in cui in pratica predisse l'esistenza dei positroni. L'equazione di Dirac era uscita nel 1928 e univa meccanica quantistica e relatività e prevedeva l'esistenza in pratica dell'antimateria. Al suo interno infatti si potevano trovare sia particelle di carica negativa sia particelle di carica positiva.
Oppenheimer respingeva nel suo articolo l'idea che gli elettroni caricati positivamente fossero protoni e anzi riteneva che queste particelle dovessero avere la stessa massa degli elettroni. E infatti nel 1932 Carl Anderson scoprì una particella della massa dell'elettrone ma con carica positiva che chiamò positrone. Per questa scoperta Anderson ottenne il premio Nobel per la fisica nel 1936. Un secondo articolo scritto nel 1932 insieme con il suo studente Harvey Hall mise poi in dubbio un'altra delle previsioni di Dirac secondo la quale due livelli energetici dell'idrogeno hanno la stessa energia. A partire dal risultato ottenuto da Oppenheimer e Hall, un altro dei suoi studenti, Willis Lamb, in pratica scoprì quello che è oggi noto come il Lamb shift, ovvero la differenza di energia tra appunto livelli energetici dell'atomo di idrogeno che, secondo la teoria di Dirac, avrebbero invece dovuto avere la stessa energia. Per questa scoperta Lamb vinse il Nobel per la fisica nel 1955. Il suo primo articolo, però, che venne pubblicato appena un anno dopo la tesi di dottorato di Cecilia Payne, cui abbiamo dedicato la seconda puntata del podcast, si interessò alla meccanica quantistica applicata alle stelle, in particolare al Sole. I suoi risultati, però, ebbero ancora meno fortuna del lavoro della Payne. Questo perché, pur concordando con le osservazioni, non si adattavano all'elio. All'epoca, infatti, si riteneva che il Sole era composto per gran parte di elio, mentre soltanto qualche anno più tardi si comprese che l'atomo più diffuso all'interno della nostra stella era l'idrogeno, e quindi i calcoli di Oppenheimer erano corretti. Il suo interesse verso l'astrofisica non si fermò qui e in pratica sviluppò la base fondamentale per la teoria dei buchi neri grazie a una serie di lavori realizzati insieme con l'amico Richard Tolman. Nel primo di Question, The Stability of Stellar Neutron Cores del 1938, scritto in collaborazione con Robert Serber, si andava ad approfondire le caratteristiche delle nane bianche o stelle di neutroni. Insieme con George Volkoff, altro dei suoi studenti, produsse un Massive Neutron Cores, un passo fondamentale nella costruzione della teoria dei buchi neri. Nell'articolo, infatti, veniva introdotto il limite di Tolman, Oppenheimer, Volkoff alla massa delle stelle, oltre il quale non sarebbero rimaste stabili come stelle di neutroni, ma sarebbero collassate su se stesse a causa del collasso gravitazionale. Infine, col già citato Snyder, scrisse nel 1939 On Continued Gravitational Contraction, in cui si prevedeva finalmente l'esistenza dei buchi neri. Si occupò anche, sempre dal punto di vista teorico, di una questione che in qualche modo è legata al progetto Manhattan. Ernest Lawrence ed Edwin Macmillan, infatti, utilizzando dei fasci di deuterio per bombardare altri nuclei, scoprirono che i risultati che ottenevano si discostavano da quelli previsti da George Gamow quando venivano coinvolte energie sempre più elevate e nuclei sempre più pesanti. A questo punto, per cercare di comprendere il meccanismo alla base di questo fenomeno, Oppenheimer scrisse un articolo nel 1935 insieme con Melba Phillips, che aveva ottenuto il dottorato nel 1933, sempre sotto la supervisione di Robert. Nell'articolo descrivevano quello che è oggi noto come il processo di Oppenheimer-Phillips, che descrive il comportamento dei nuclei accelerati degli atomi di idrogeno radioattivi. Nel frattempo la vita privata di Oppenheimer fu piuttosto ricca di eventi. Dopo infatti una relazione durata 3 anni con Jean Tatlock, nel 1940 si sposò con Catherine Puenig, detta
Kitty. La loro relazione era però iniziata l'anno prima e si era sviluppata in maniera clandestina, visto che Kitty era già sposata. Oppenheimer però, durante il periodo di permanenza dei due ai laboratori di Los Alamos per lo sviluppo del progetto Manhattan, intrecciò anche una relazione intima con Ruth Tolman, moglie dell'amico Richard. La relazione si interruppe poi con la chiusura del progetto Manhattan, per poi riprendere poco dopo con la morte dell'amico. Visto che l'abbiamo citato, è venuto però il momento di parlare del progetto Manhattan. Il suo percorso iniziò nel 1941, quando ancora gli Stati Uniti non erano entrati nella Seconda Guerra Mondiale. L'allora presidente Franklin Delano Roosevelt approvò il programma per la realizzazione di una bomba atomica. A spingerlo verso questa scelta erano state le pressioni dovute a un gruppo di scienziati che erano preoccupati dalla Germania nazista dopo l'invasione della Polonia nel 1939. A capeggiare questo gruppo troviamo Albert Einstein, Leo Szilard e Eugen Wigner. Nel 1942 il responsabile militare del progetto, Leslie Groves, identificò in Oppenheimer il direttore scientifico del progetto stesso. Oppenheimer infatti si era dimostrato in varie occasioni come un grande organizzatore e infatti riuscì a mettere in piedi un gruppo dei migliori fisici nucleari dell'epoca, inclusi il già citato Lawrence e lo stesso Szilard, ai quali si aggiunsero altri nomi del calibro di Edward Teller, Stanislaw Ulam e Enrico Fermi, che aveva conosciuto nel periodo di Göttingen, senza dimenticare ovviamente Richard Feynman. I problemi principali del progetto furono all'inizio quelli di comprendere la strada migliore da intraprendere per la costruzione della bomba e soprattutto per il suo innesco. Dopo alcune direzioni che si rivelarono fallimentari, Oppenheimer decise di optare per una bomba a implosione con innesco chimico. Il materiale fissile scelto fu l'uranio-235, che poneva il secondo problema del progetto, la sintesi di una quantità sufficiente per armare un paio di bombe e soprattutto realizzare un test preliminare. Cosa che avvenne all'alba del 16 luglio del 1945 nel deserto vicino ad Almagordo in New Mexico. L'esplosione del Trinity Test si rivelò avere una potenza di una ventina di chilotoni ed ebbe persino l'onore della copertina della prestigiosa rivista Life. Nel frattempo però la Germania nazista si era arresa e questo in qualche modo diede il via, o se vogliamo diede maggiore forza a una profonda discussione tra la necessità di utilizzare comunque la bomba o se il suo valore di deterrente era comunque più che sufficiente per chiudere la guerra senza ulteriori morti. Alla fine allo sgancio della bomba si opposero ancora una volta un gruppo di scienziati e ancora una volta capeggiati da Einstein e Szilard. In tutto questo però la posizione di Oppenheimer sembrava piuttosto entusiasta. Isidore Rabi infatti, relativamente ai risultati del Trinity Test, ricorda: «Non dimenticherò mai la sua camminata, come in mezzogiorno di fuoco, questo tipo di andatura impettita l'aveva fatto». Dopo lo sgancio della prima atomica sul Giappone, Oppenheimer si disse dispiaciuto di non essere arrivato alla costruzione della bomba prima della sconfitta della Germania. Per contro, però, Oppenheimer ebbe a dire allo stesso presidente Harry Truman, nell'incontro che ebbe il 17 agosto a Washington, una frase del tipo: «Signor Presidente, sento le mani sporche di sangue». Qualcosa evidentemente era cambiato nel punto di vista del fisico teorico. Poco dopo, nel 1947, l'imprenditore Levi Strauss lo chiamò per dirigere l'Institute for Advanced Study a Princeton, dove si era scientificamente rifugiato Albert Einstein. Oppenheimer diresse il centro fino al 1966, ma nel frattempo, nel corso di questi anni, nel 1954, gli venne revocata la sua autorizzazione di sicurezza, cosa che gli toglieva un qual certo peso politico. Di fatto veniva sospettato di essere una spia sovietica.
È interessante in questo senso notare come uno dei suoi più acerrimi nemici fosse proprio Levi Strauss, che comunque non lo allontanò mai dal suo posto di dirigente per l'Institute for Advanced Study. Probabilmente questo astio era generato dall'opposizione di Oppenheimer contro lo sviluppo della bomba a idrogeno progettata e proposta da Teller e Ulam, senza dimenticare poi il suo impegno per limitare la proliferazione di armi nucleari che sarebbe seguita all'uso della bomba sul Giappone. Oppenheimer non venne mai ufficialmente riabilitato in vita, cosa che in realtà avvenne solo nel 2022, a parte una specie di riabilitazione non ufficiale avvenuta nel 1963, quando a dicembre gli venne consegnato l'Enrico Fermi Award. L'assegnazione di questo premio è sempre stata considerata una riabilitazione non ufficiale, poiché tale premio è di assegnazione presidenziale. L'avrebbe dovuto consegnare John Fitzgerald Kennedy, che però era stato assassinato a novembre, un mese prima. A consegnargli il premio fu quindi il suo successore, Lyndon Johnson. Come detto, Oppenheimer continuò a dirigere l'Institute for Advanced Study fino al 1966, quando fu costretto ad abbandonare il suo incarico a causa di un tumore causato dal suo forte tabagismo e che lo portò alla morte l'anno dopo, il 18 febbraio del 1967. Concludo allora con la citazione completa del Bhagavad Gita. Se lo splendore di mille soli dovesse improvvisamente esplodere nel cielo, sarebbe come lo splendore del potente. Ora sono diventato la morte, il distruttore dei mondi. Con questo si conclude il nuovo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Non mi resta quindi che darvi appuntamento al prossimo episodio. Saluti a tutti.